Noi ci siamo interessati dell'area ex AGIP già più di 2 anni fa, quando durante i lavori di sistemazione dell'area erano stati rinvenuti degli sversamenti di idrocarburi a 6-7 metri di profondità. All'epoca il sindaco si prese l'impegno, noi chiedemmo al sindaco l'impegno di diffondere, non appena ne fosse venuto in possesso, gli esiti e i risultati delle analisi svolte dall'ARPAM e delle operazioni di caratterizzazione dell'area. Questo purtroppo non è avvenuto, ma la cosa più incredibile è che abbiamo saputo e appreso, non dall'amministrazione ma dai giornali, che l'inquinamento non riguarda più solo il terreno ma addirittura la falda acquifera, cosa che era stata esclusa nel settembre 2017. E noi con la nostra interrogazione che presenteremo stasera in Consiglio non solo vogliamo far chiarezza su questi temi di rilevanza ambientale, ma vogliamo anche chiedere appunto come mai dopo tanti anni dalla chiusura del distributore fine 2015 non siano ancora terminati, quindi a che punto siano i lavori e quando è stimato insomma che finiranno. Infine vorremmo anche chiedere all'amministrazione quale sia la sua intenzione riguardo alla finale destinazione di quest'area, che è un'area strategica sia dal punto di vista urbanistico perché è a ridosso del centro storico, sia da un punto di vista d'immagine perché ovviamente si affaccia su flussi intensi di traffico e di attraversamento che coinvolgono la città. E come abbiamo detto in campagna elettorale, siamo a favore di un percorso partecipato con i cittadini, con i portatori di interesse della zona, partendo da un'idea di base che mettiamo a disposizione del dibattito, cioè quella di realizzare dei posti auto con punti di ricarica per i mezzi elettrici in modo da prepararci al futuro e alla progressiva pedonalizzazione del centro storico e poi verde pubblico di completamento per rendere più gradevole e più vivibile questa zona.